stella, è una stella fra tutte le stelle, una fiamma sempre accesa, è un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle, la mia stella è veramente la più bella. Non voglio leggere quella lettera. Ridagliela. Penso che dovresti darle un'occhiata, se non altro per scoprire quello che dice, no? No. No, io non voglio assolutamente leggere una lettera di Riccardo. Fra di noi sì, c'è stata un'amicizia, però adesso non voglio più saperne. Ma insomma, Cristina. Ma santo cielo, come si permette di mandarmi una lettera qui? Casa mia. E tu? Hai avuto persino il coraggio di portarmela. Scusa tanto, ma io sono solo un'intermediaria. Guarda, io non voglio più parlare di questo. È una storia conclusa, hai capito? Mi sembra proprio che tu stia esagerando, Cristina. Non è successo niente. No, mia cara. Il fatto è che sono un'ingenua e mi sono lasciata ingannare dal suo atteggiamento e dalle sue buone maniere. No, quello è un farabutto. Un farabutto? Eh sì, tu stai esagerando. È proprio vero. No, io non esagero affatto. Tu non hai avuto a che fare con lui. È una persona subdola, si è comportato davvero villano. Se tu l'avessi visto, si è permesso di tirarmi per il braccio, è un impertinente. Addirittura minacciata. Non riesco neanche a raccontartelo. Ma perché l'ha fatto? È perché gli ho detto che con i problemi che avevo in casa io non potevo più vederlo. Ma è naturale, scusa. Qualunque uomo trovandosi al suo posto avrebbe reagito in questa maniera, no? No, Isabella, scusa, ma non ci credo. Non lo penso proprio. Anche tu ti sei lasciata ingannare dalla sua aria di uomo di mondo. Questa volta, però, non è andata come voleva lui. E allora? Dovresti essere contenta, no? Oh, quante storie, Cristina. Riccardo è solo un uomo innamorato. Sì, ha troppa paura di perderti, mi sembra evidente, no? Guarda, io al tuo posto sarei veramente orgogliosa. Ma cosa stai dicendo? Cosa vuoi che me ne importi? Per favore, io non sono in cerca di avventure. Sono andata con una stupida con lui in quel club, con quell'individuo vanitoso. No, no, tu non immagini com'è quell'uomo. È soltanto un mascalzone, credimi. Sì, va bene, però... Quando tu sei andata al club l'hai fatto perché eri giù di morale, non ti sentivi bene. Avevi tutte le ragioni del mondo per distrarti. No, Isabella, no. Io non avevo nessuna ragione. Come sono potuta andare a giocare a carte sapendo quello che stava succedendo a casa mia? No, no. E poi io non avevo nessun diritto di lasciarmi fare la corte da un uomo. Io sono una donna sposata, non dimenticarlo. Cristina, ma lo vedi che stai esagerando? Che cosa c'è di male a far corteggiare da un uomo se la cosa finisce lì e non ci sono altre intenzioni? Ma guarda in che situazione mi ritrovo adesso. Ma ci pensi, è iniziato tutto come un gioco, come una cosa da nulla e ora non so più che cosa fare. Adesso quest'uomo si permette anche di mandarmi a casa delle lettere e per giunta mi telefona tutto il giorno. Sta mettendo in pericolo il mio matrimonio. Oh mio Dio, sembra che tu stia dandogli troppa importanza, no? Io penso invece che in fondo Riccardo desidererebbe solo... Insomma, ci siamo capite, no? Isabella, per favore, diglielo tu. Vaglielo a dire che tutto è finito, che è meglio se non insisti. No, devi andarci tu, Cristina, chiarire tutto. No, io non ho bisogno di chiarire niente. Io mi sento troppo a disagio, ho paura di affrontarlo. Sai bene che in questo momento Maurizio si sta preparando per l'operazione di Michelangelo, ma te lo immagini se adesso lui avesse anche la più piccola ombra di dubbio sulla mia fedeltà? Sarebbe terribile per Maurizio. Eh sì. Penso proprio che tu ti sia messa in una brutta situazione, Cristina. Ma vedi, Riccardo è stato molto chiaro.
Lui non ti permetterà di prenderlo in giro. Ma cosa dici? Perché dovrei prendermi gioco di lui? A me interessa solo la mia famiglia e nient'altro. Riccardo non la pensa così. Faglielo capire tu, parla con lui, digli di non insistere. Ascoltami bene, Cristina. Quando una donna si mette in certe situazioni, deve sapere che rischia molto. In ogni caso, uno di voi due se la prenderà con me. E io non riuscirò certamente a far cambiare idea a Riccardo. Ma lui non può far altro che accettare la situazione così com'è. Ma certo, e non c'è persona migliore per farglielo capire che tu stessa, Cristina. Leggi la lettera. No. Non la voglio leggere, non voglio e non devo leggerla. Santo cielo, abbi un po' di coraggio, leggila, no, ti conviene. Non insistere, per favore, non la voglio leggere. Molto bene. Io non gliela posso certo restituire, perché altrimenti se la prenderebbe solo con me. Ti lascio qua la lettera. Isabella. È tutta tua. Ma che fai? Ciao. Isabella, vieni qua, ma cosa c'è in mente? E che ti è detto? Allora ha letto la lettera. Non voleva che gliela dessi. E invece tu gliel'hai lasciata, molto bene. Sì, sì, certo che la leggerai, logico. No, Isabella, no. Non chiedermi questo, no. Cristina crede di essere riuscita a prendersi gioco di un uomo come me, ma si è sbagliata di grosso. No, ha bisogno che qualcuno le dia una bella lezione, certo. Sì, certo, a suo tempo decideremo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, in ogni caso ti ringrazio e sta tranquilla. Ciao. Pronto? Sì. Ah, sì, signor Romero, sì, sì. Certo, si tratta di una somma considerevole, ma lei sa bene... No, certo, io voglio pagare, certo, sì, sì. Il fatto... un termine. Però c'è troppo poco tempo, io... Mi ascolti? Va bene. Grazie. Ma che brutta giornata! Prima quella stupida che si prende gioco di me. Ah, e adesso quest'altra. Ah, ma io devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa prima che qui vada a finire male, perché io me lo sento, andrà a finire male. Niente di nuovo. Sai, darei qualsiasi cosa per sapere quello che sta succedendo a Cristina. Oh, no, ancora con questa storia. C'è qualcosa sotto, nessuno me lo toglie dalla testa. A me, sai, non sfuggono certi particolari. Qui accadono troppe cose molto strane che non mi convincono. Kathy. Oh. Vieni qui. Ti sei accorta che Cristina non va più al club? Si sarà stufata di giocare sempre a canasta. Ah, sì, o magari non c'è più la stessa compagnia di prima. Ah, mamma, tu pensi sempre e solo male. Ti rendi conto che continui a parlare di cose che non sai neanche se sono vere? Guarda, se ti riferisci a tua cugina Lilly, devo ammettere che forse mi sono sbagliata. Ma in fondo non ne sono ancora convinta. Sì, va bene, però devi riconoscere che ti sei sbagliata, ok? Può darsi. Ma se non è per Lilly... deve esserci qualcos'altro che la preoccupa molto, sono sicura. Vuoi che ti dica che cosa ne penso? Che è successo qualcosa fra lei e quel tipo? Mm-hmm. Ah, se io potessi afferrare anche solo un pezzetto di filo, riuscirei a srotolare tutta la matassa. Perché non provi a non pensarci? Guarda che l'unica matassa che puoi srotolare è quella che tu stai tessendo. Ah, sì, certo. Prendi pure in giro tua madre. No, figura. Ridi pure, ma io un giorno o l'altro saprò tutto e allora... Non so perché te la prendi tanto, ma vivi tranquilla. Vuoi lasciare una buona volta la gente in pace? Kathy, perché io dovrei starmene tranquilla? Dimmi, perché quando un'altra donna si sta prendendo tutto quello che mi spettava? Se lei non si fosse messa fra Maurizio e me, adesso sarei io la padrona di questa casa. Come puoi non aver dimenticato? Ormai sono passati più di 20 anni. Potrebbero passarne anche 1000 anni e io non la perdonerei mai. Mi sono sposata con un uomo che non sopportavo.
ed è stata la sventura della mia vita. E ora ho la sensazione che dovrò morire senza conoscere l'amore. Per questo non voglio che lei sia felice. Non voglio che abbia un marito che l'ami. Non voglio che lei goda della fortuna che ha fra le mani. Mamma, io che pensavo che tutto si sarebbe risolto quando Maurizio ha incominciato a bere e a perdere il controllo. Però no, non è andata così. Poi ho sperato che diventassimo le padrone di questa casa e della fortuna degli Aldama, quando sembrava che tu ti saresti sposata con tuo cugino. Ma nemmeno quello ha funzionato. Non c'è niente da fare. E adesso tutto va bene. Regna l'armonia. E questa è una delle poche cose che non riesco a sopportare. Non lo posso credere. Non voglio credere che tu sia fatta così, mamma. Stai dicendo cose terribili. Tu dimentichi molto in fretta, mia cara. Non ti ricordi di quando Cristina ti ha umiliata di fronte a Stellina? E quante volte lei ha offeso me di fronte a quella mocciosa? Le lascia fare tutto quello che vuole. Quella ragazzina ha messo il naso anche dove non doveva. Quella ragazzina ha impedito che ti sposassi con tuo cugino. D'accordo, capisco che tu possa odiare Stellina, figlia, ma dopo mia, tutto... non essere così ingenua. L'unica vera colpevole è Cristina. È lei che l'ha sempre assecondata. Sì, per questo la odio. La odio di più ogni giorno che passa. Però, mia cara, io sto sempre in attesa. In agguato. Mi hai capita, no? Tua madre è sempre in agguato. Lei lo farà un passo falso prima o poi. E allora sarò lì, pronta a cogliere il momento opportuno per distruggerla. Voglio che tu risponda alla mia lettera. Se non lo farai, continuerò a telefonarti e insisterò fino a quando non ti deciderai a rispondermi. Non può finire tutto così. È meglio che tu cerchi di capirlo. Mi dispiace molto di essere stato scortese l'ultima volta che ci siamo visti. Spero che mi perdonerai. Possiamo essere almeno buoni amici, no? Voglio che tu lo capisca. E aspetto ansiosamente una tua risposta. Per evitarti qualsiasi scusante, in fondo alla lettera c'è il mio indirizzo. Puoi scrivermi lì. E sarebbe meglio che non mi facessi aspettare troppo. Per sempre tuo, Riccardo. Chi è? Sono io, Stellina. Ah, aspetta un momento. Entra pure. Sì, permesso. Sì, sì, entra avanti. Il dottore è arrivato, adesso è da Michelangelo e voleva parlare con lei. Qualcosa non va? Ah, è così, Stellina. Devi sapere che quell'uomo mi ha scritto una lettera e l'ha portata Isabella. Oh, Dio mio. Ah, è davvero terribile, mi minaccia e mi fa sapere che se non gli rispondo al telefono lui continuerà a perseguitare. E lei cosa vuole fare? Guarda, io gli ho appena scritto una lettera che spero serva a chiudere tutta la questione e con chiarezza. Così capirà bene che è inutile insistere. Adesso basta. Ma che brutta situazione. Sì, è una cosa vergognosa. Non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto. Puoi farmi un passo?
Sì, cioè, spediscila tu senza farti vedere. Fallo subito, ti prego. Sì, lo farò, non si preoccupi. Grazie. Ma è incredibile, è davvero pazzesco che lei si debba comportare come se fosse una delinquente. Lo so. Ci sono imprudenze che si pagano prima o poi ed è molto meglio evitarle. Però lei non deve preoccuparsi. Vada da suo marito, se no si insospettisce. Sì, mia cara, sì. Ora ci vado. E spero con questo di aver risolto definitivamente il problema. In questo modo, capisci, abbiamo un bel vantaggio. Va bene. E da adesso in avanti potrò, se, insomma, potrò fare... Ciao, Cristina. Ah, sei tu? Ti stavamo aspettando, dobbiamo darti una gran bella notizia. Da domani riprendo il mio vecchio posto di primo chirurgo dell'ospedale. Maurizio, ma è stupendo, sono così contento. È stata una bella vittoria, papà? Sì, sì, è vero. Adesso mi rendo conto di che cosa voglia dire avere riguadagnato il rispetto e la dignità che avevo per te. Mamma, la vuoi sapere un'altra cosa? Sì? Papà mi ha detto che fra pochissimo tempo mi farà un controllo preliminare che è il primo passo verso l'operazione. Quante belle notizie. Sì, ecco, devo soltanto sveltirmi nella pratica. È quello che mi manca per essere completamente sicuro che la mia tecnica sia corretta. Ma dimmi, quanto ti ci vorrà per essere pronto? Vabbè, secondo me 2 settimane. E allora? E allora sarà arrivato il momento. Potremmo fissare finalmente la data per l'intervento. Vuoi dire che ormai manca poco tempo perché io possa iniziare una nuova vita? Teresa? Sì? Esco un attimo. E dove vai? Vado a fare delle compere, torno subito. Sorpresa! Avanti. Come va, mia cara? Ciao! Come stai? Beh, Milena, insomma, non c'è male. Tempo. È da un pezzo che non ci venivi a trovare. Sì, è da un pezzo, ma sai, ho sempre tanto di quel lavoro a casa che purtroppo il tempo non se ne trova proprio mai. Accomodati, mia cara. Ho appena incontrato Stellina che correva come una pazza. Ah. Era di fretta, ma dove andava? Ah, sì? Hai visto? È uscita come se avesse avuto un grande affare. Non sì. So, doveva sbrigare delle commissioni, ma io devo cucinare, sono già in ritardo. Ho capito. Ma dimmi, ci sono delle novità? Qualcosa che non so, insomma... No, nessuna novità, no. Ah, Lilly! Lo sai che Lilly adesso è fidanzata? Oh, ma pensa! E il ragazzo gira sempre per casa. Ci picchia, questa sì che è una notizia. Sì, sì. E dell'operazione di Michelangelo? Beh, ecco, per quella bisognerà aspettare un po'. Comunque ho già parlato con Stellina e mi ha detto che il dottore si sta preparando, speriamo. Ah, buongiorno, signora Cristina, come sta? Bene, sta pure comoda. La ringrazio. E sono venuta a trovare ma Teresa, no, vieni non quando vuoi, mi fa piacere. Come gentile, grazie. Ascolti, Teresa. Mi dica. È arrivata una lettera dall'estero. Lei mi aveva detto di dargliela senza che Stellina... Sì, ecco. È una raccomandata. Sì, mi pare di sì. Una raccomandata. Ringrazio, signora. Io vado. Arrivederci, grazie. Signora. Arrivederci, signora Cristina. Teresa, accidenti, Teresa, l'ha scritta lui. Il signor Gianluca Hidalgo, avanti, aprila. Fai in fretta, per favore. Muoviti, muoviti, voglio sapere cosa c'è scritto. Da qua, santo cielo, sei troppo nervosa, sì, la apro io. Tu. Ah, speriamo che lui ritorni. Magari vuole che lo raggiunga, no? Sì, sì, oh. Sbrigati. Allora, che cosa dice? E questo? Oh. Ma non capisco. Quadratini. Ma com'è possibile? Sono pezzetti della lettera che gli avevo scritto io. Ma non può essere. Gianluca Hidalgo, eppure l'indirizzo è quello giusto, non riesco a capire. Purtroppo ma... è tutto molto chiaro, Teresa. È che lui non vuole più avere niente a che fare con lei, non vuole più avere nessun tipo di rapporto. Oddio mio, ma è davvero tremendo, non è possibile. Ma non devi stupirti, non è così strano. Lo sai bene che in fondo gli uomini sono tutti uguali. Papà l'innamorato, sembrava vivesse solo per lei. Brutto farabutto. Capisco tutto, ma questo no, questo non l'avrei mai immaginato, Milena. Ma di cosa ti stupisci? Ma non hai visto quei quadratini di carta? Ma perché non c'è scritto neanche 2 parole? Almeno 2 parole, almeno 2 righe, un messaggio. Ah, Dio mio, che cosa posso fare? Che cosa? Non so, si potrebbe. E ora come lo dico, Stellina? Oh, che sorpresa! C'è una lettera per... Come va? È di Sergio. Ah, è di Sergio? Sì. E come sta? Va tutto bene, benissimo. Hai perso di passato di 2 chili, ma tu come stai? Ti senti bene, Stellina? Beh, diciamo di sì. A volte mi sento un po' giù, ma ho la speranza che mi sorregga. Ah, beh, sì, certo. Però è passato molto tempo ormai. Ma non posso rassegnarmi. Ah, sì.
Bene, è già tardi, ora vado da Michelangelo. Rimani ancora un po' qui? No, non posso, ora devo proprio andare. Ma domani magari vengo a trovarti. D'accordo, ci vediamo. Ciao, ciao. Adesso devo proprio andare, arrivederci. Ciao. Oh, Dio mio, poverina, e ora che faccio? Come posso darle questa notizia? Con che coraggio? Rassegnati, perché tanto prima o poi dovrà saperlo per forza. È vero. Io penso che sia meglio che non venga a sapere tutto subito. Glielo diciamo, ma con molta cautela, così almeno il colpo sarà meno forte, non ti pare? Dio mio, ma che vuoi che le dica? Io non riuscirei mai a farlo. Distruggerei tutte le sue speranze e l'amore che prova ancora per quell'uomo, ecco. Ma è per il suo bene, Teresa. Si fa perché Stellina soffra, certo, ma molto meno. Santo cielo, ma come faccio a dirle una cosa così? Come faccio? A chi lo dici? E pensare che avrebbe così bisogno di un po' di fortuna, poveretta. Non so, sarà questione di un mese e mezzo, più o meno. È meraviglioso, non credi? Sì, sono felicissima di vederti così contenta. Hai proprio ragione, cara. Sono molto contento. Anch'io lo sono davvero. Ti immagini? Potrai passeggiare da solo per le strade. Potrai finalmente vedere tutte le cose belle che ci sono al mondo. Sì, sì, è vero. Però per me la cosa più importante è un'altra. Per me la cosa più importante sei tu. Finalmente realizzerò il sogno più bello della mia vita, Stellina. Sposarmi con te. Sarai mia e per sempre. Sì, questa è l'unica cosa che voglio. È il mio unico desiderio, tesoro. Lo sai che se ho deciso di guarire è solamente per essere un compagno degno di te. Un uomo completo, mi capisci? Un uomo che può guardare i suoi figli mentre gioca. Che può guadagnarsi da vivere, che può fare tante cose nella vita, ma che soprattutto può vedere te, vedere il tuo viso. Voglio vedere il tuo viso, Stellina. No, voglio vedere quanto è dolce, quanto è bello. Ti amo. No, Michelangelo, per favore. Per favore, per favore, no. Dimmi perché mi respingi così, non capisco il motivo. Credo, e invece ci deve essere, se no non mi avresti negato questo bacio. Perché, vedi, io non te lo so spiegare. Non importa, amore. D'accordo. Allora dovrò aspettare che diventi mia moglie. O non vuoi nemmeno parlare di questo? È meglio che leggiamo un po'. Vuoi ancora leggere? Sì, vorresti... Ti voglia di recitarmi una poesia? Ah, una poesia? Sì. Ti amo. Una poesia, dici? Sì, per favore. Ti amo. No, va bene. Ecco la tua poesia. Tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape. L'ubriachezza dell'anima. L'ubriachezza dell'onda. La forza della spiga. Eppure vedi ansioso il mio cuore ti cerca. Amo il tuo corpo gaio. La tua voce svelta e lieve. Dai. No, pensa se entra la mamma. Attento, guarda che grido, no, eh. No, patisco il solletico. Stiamo così bene insieme. Ti giuro che mi sembra solo un bel sogno. Se vuoi ti do un pizzicotto, così no. Ti accorgi che è tutto vero. No, ho paura di svegliarmi e di ritrovarmi di nuovo a piangere disperata per tutto il giorno. Pensa, mattina, pomeriggio e sera, tutto il giorno pianto per te. Però, tesoro, anche se hai sofferto, alla fine è andata bene. Sì, però tu non mi devi più vedere. Sì, ma adesso sono qua con te e sono venuto perché lo volevo. Lily, io ti amo tanto, davvero. Ho creduto che fosse più importante la mia libertà, però poi ho capito che amavo di più te. Che romantico. No, Lily, davvero, io ti amo. Lo sai che sto dando molta più importanza allo studio perché penso al futuro, al nostro futuro, naturalmente. Certo, anch'io. Voglio studiare moltissimo, così ci sposiamo. Perché tu devi capire che noi due oramai siamo già persone mature, eh? Perché c'è qualcuno forse che ne dubita.
Sapeste quanto vi invidio vedervi così innamorati. Ma questo si rimedia facilmente, Katy. Trovati un ragazzo, è semplice. Oh, già, come se fosse una cosa facile. Dai, Katy, ci sono un mucchio di ragazzi che ti muoiono dietro e tu lo sai. L'unico problema è che non me ne piace neanche uno. E il fatto è che tu sei un po' troppo esigente. No, non sono esigente. Loro sono carini, sono anche simpatici, però non mi interessano. Non lo conosci e poi è un segreto. Va bene, ragazzi. Adesso vi lascio da soli, ok? Ciao. Ciao. Ehi, ma che cosa ha, Katy? Non è più la stessa. Che ha? Chi l'hai preso? Poverina. Tu sai di chi si è innamorata? Sì, ma è inutile che te lo dica. È un amore impossibile. Che cos'hai? Sei stata poco con Michelangelo. È vero, sì. Gli ho detto che ero... molto stanca e che volevo riposarmi. Perché? Ti ha detto qualcosa? No. Ma ultimamente fai dei discorsi strani. Ma che cos'hai? Perché sei preoccupata? In realtà non avrei motivo di esserlo. È un periodo in cui va tutto bene. Ho visto Lily e Franco prima, Santa Teresa. Erano così contenti, così allegri. Ho saputo anche che il dottore si sente pronto per operare. Lo sai, sono tutti molto fiduciosi. L'intervento può riuscire. Bene, allora. Ormai è ora che me ne vada da questa casa. E l'idea mi spaventa molto. Ma perché? Tu vorresti andartene dopo l'operazione? Sì, devo farlo. Dovrò andarmene anche se mi spiace. Mi dispiace davvero tanto. Michelangelo si sta facendo troppe illusioni. È convinto che dopo l'operazione noi due ci sposeremo. Non fa altro che parlare di questo. Ma come la prenderà quando gli diranno che me ne sono andata? Cosa proverà quando, dopo tutto questo tempo, vedrà sparire di colpo tutte le cose stupende che ha sempre sognato? Ah, Teresa, che brutto. Mi fa stare male sapere che sarò io a causare un dolore così grande. Bene, e allora se ti dispiace tanto, ci devi pensare, cara. Non sarà che tu lo ami, ma che ancora non lo hai capito? Io lo amo. No, Teresa, no. No, no, non lo credo affatto. Devi pensarci sul serio, bambina. Dammi retta, pensaci, eh? Devi capire quello che provi veramente. È un uomo giovane ed è un bel ragazzo. Perché non dovresti innamorarti di lui, scusa? Potresti benissimo. No, questo proprio no. Sai bene che non posso innamorarmi di un altro uomo. Io amo solo Gianluca. Ma che cosa dici? Per favore, Stellina, devi ragionare con un po' di lungimiranza. Devi riflettere, cara. Figurati, il signor Gianluca non ha scritto, non ti cerca. E se t'avesse dimenticato? No, non è possibile. No, non posso crederlo. Gianluca non può avermi dimenticata. Oh, se fossi in te non sarei così sicuro, eh? In amore non si è mai certi di niente. È passato tanto tempo, non ti ha più vista. E adesso non ti ama più. L'amore non è eterno. Ah, Teresa, per favore, non parlarmi così. Mi spiace, ma lo dico per il tuo bene. Non puoi continuare ad amare un ricordo, e Gianluca non è che questo. Devi metterti il cuore in pace. Ma come faccio? Dimmi, è terribile dover pensare a queste cose. Io non ci riesco. Non mi ci abituerò mai. Purtroppo invece lo dovrei fare, mia cara. Perché se non ci fosse Gianluca nel tuo passato,
probabilmente ti innamoreresti di Michelangelo. E cosa ti dico? Io ne sarei contenta. Ma no, ti assicuro che... Guarda... Ma come? Vuoi rinunciare a qualcosa di straordinariamente bello per un uomo che... ormai non c'è più? Oh, cara, te lo dico solo per il tuo bene. Devi pensarci. Devi pensarci seriamente. È meglio che tu non lasci questa casa. Sì, avanti. Ciao. Ah, sei tu. Povero Maurizio. Sei sempre qui a studiare. Devi essere molto stanco. Sì, lo sono. È già molto tardi. Ho ancora parecchie cose da studiare. Oh, certo. Ma dato che passavo da queste parti, t'ho portato qualcosa per tirarti su. Guarda, è piccola ma è della tua marca preferita. Puoi nasconderla facilmente. Da coraggio. La puoi portare dappertutto e nessuno te la vedrà mai. Grazie, Laura. Ma non ne ho più bisogno. Ah, Maurizio. Non essere sciocco. Dai, un goccio una volta ogni tanto. Che male può farti? Non ne ho più bisogno. Te la puoi riprendere. Ehi, scusami, ma devo continuare a lavorare. Vuoi dire che rifiuti il mio aiuto? Io non lo definirei proprio un aiuto. Tu mi avevi detto che ne avevi bisogno. Ma adesso no. Ed ora in poi ne farò a meno. A me basta l'affetto sincero e il profondo amore di mia moglie. Maurizio, non dire stupidaggini. E voglio che tu sappia che è inutile il tuo proposito di far fallire il nostro matrimonio. Quello che stai dicendo è assurdo. No, dico soltanto la verità, Laura. Cristina non se n'è accorta, però io sì. E sappi che i tuoi sforzi non serviranno. Noi due siamo uniti come una volta. E nessuno riuscirà mai ad allontanare Cristina da me. Mi hai capito? Nessuno. Aspettavo soltanto questa. Ormai sei nelle mie mani, mia cara. Ciao, Riccardo. Come mai così presto? Ieri ho parlato con Romero. L'hai sentito? Sì. Che altro vuole da me? Beh, dice che se non gli paghi quel cambiale ormai scaduto, è disposto a mandarti in malora. Ah, adesso tu, proprio tu, vieni a spiegarmi la mia situazione. Calma, 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 e sta attento prima che sia troppo tardi. Sì, ho capito, ho capito. Sei un amico, Alfredo. Ma fa attenzione, quello è un tipo pericoloso, ti vuoi mettere in un brutto pasticcio? Ma io ho un asso nella manica, ho già trovato la maniera per tirarmi fuori dai guai. E che cosa sarebbe? Oh, una lettera. Solamente una lettera. Sì, ho capito, ma di chi è? Beh, di una persona che un tempo mi interessava per un motivo e che adesso mi dovrà aiutare a risolvere il mio piccolo problema. Mio caro, io non ci capisco niente. Che cosa vuoi dire? Non importa, basta che ci capisca io. Ogni parolina in questa lettera vale tantissimi soldini. Tutto il denaro che mi serve per salvare la pelle. Buongiorno. Ciao. Vuole fare colazione? No, guarda, non ne ho voglia stamattina. Prenderò solo un caffè, è già tardi. Glielo preparo subito. In 5 minuti le faccio un caffè speciale. E Teresa? È uscita un attimo. Ah, era da tanto che non riuscivo a dormire così bene. Mi sono proprio riposata. Sono contenta. Mi sembra anche più tranquilla.
Ah, sì, ma ti assicuro, cara, che ho passato momenti così terribili che non li auguro neanche al mio peggior nemico, sai? Ti giuro, questa lezione non la scorderò per tutta la vita. Magari tutte le donne sposate riuscissero a capirlo. Non si può fare la sciocca con un altro uomo. È incredibile, tutto comincia così, come per gioco, e poi ti accorgi che è difficile venirne fuori. Certo. Ho capito che l'unico vero amore è quello che supera la prova degli anni, con il matrimonio. Ma ci pensi? Ho messo tutto in pericolo, la mia famiglia, la casa. E per cosa poi ne valeva la pena? Meno male che adesso è tutto finito. Lo credi davvero, Stella? Sì, certo, come vede, quell'uomo ora ha smesso di cercare. Ah, speriamo, gli ho scritto persino una lettera per cercare di dissuaderlo una volta per tutte. E allora può darsi che finalmente abbia capito. Gli ho parlato sinceramente. Credo che in fondo lui non sia un uomo cattivo. Il fatto è che nell'ambiente del club, così banale, così superficiale, la gente alla fine si rovina, non si fa nessun scrupolo, ecco. Sì, ha ragione. Ah, ma non voglio più pensarci. Speriamo che la mia vita adesso possa tornare serena come prima. Grazie, signore, che Maurizio non abbia saputo di questa storia. Sarebbe stato un colpo terribile per lui. Sì, sì, sarebbe stato un grosso problema. Ah, per fortuna non è successo, signora, nulla, sì? Potrebbe dire a Michelangelo che andrò da lui fra un po'. Ho promesso a Teresa che l'aiutavo a cucinare. Ma certo, mia cara, starò con lui fino a quando arriverai tu. Sì, va bene, la ringrazio. Se avessi saputo com'eri, se avessi capito che eri così, ti avrei cercato molto prima e ora ci conosceremmo sicuramente meglio. Ma quella porta era sempre chiusa e devo ammettere che proprio non pensavo a te, anche se abitavamo nella stessa casa. Sì, è vero. In realtà erano due mondi lontani. Lo sai, al di là della mia porta sentivo scorrere la vita. Rumori, allegrie. Invece in questa stanza c'era solo silenzio. Oscurità. La mia disperazione. Sai che cosa facevamo io e Lily nel salotto? No, dimmi. Ascoltavamo musica e ballavamo. Sì, mi sentivo. Sì. E ridevamo moltissimo, ci divertivamo un sacco, sai. Non ci sfiorava nemmeno il pensiero che tu potessi soffrire. Pur essendo così vicini, eravamo perfetti estranei. Ma mi dispiace molto essere stata tanto superficiale. No, santo cielo, ma che cosa dici, Kate? Era normale non essere sciocca. È normale divertirsi. Anche a me sarebbe piaciuto andare un po' a spasso. E ora, come vedi, ho superato la crisi. La mia vita è diversa. Sì, ma io non ti ho per niente aiutato in questo. Kathy, non ti arrabbiare per quanto ti sto per dire. Però probabilmente tu non avevi tutta la pazienza di cui io avevo bisogno. Non è stato facile. Io avevo bisogno di una gran dose di pazienza, di dolcezza, di tenerezza, ma anche di fermezza, perché riuscissi a cambiare, ecco tutto. E l'unica persona che, sì, che davvero poteva aiutarmi era Stellina. Certo. È stato un miracolo. Non so perché parli in questo modo, in fondo non mi conosci bene. Io posso essere molto dolce e avere tanta volontà. Se trovo qualcosa per cui valga la pena di lottare, ma veramente, capisci? Kathy, però non sono fortunata, no. Ma che cosa dici? Mi sembra che sento in te molta amarezza, mi sembri triste, non capisco perché. Sei giovane, Kathy. Tu non sai quante volte ti innamorerai nella tua vita. No, questo non lo credo proprio, Michelangelo, no. L'unico vero amore ci passa accanto una volta sola e se non lo sappiamo afferrare, se ne va e non torna mai più. Sì, è vero. Ma bisogna anche riconoscerlo. Uno si può sbagliare, può confondersi. Certo, può succedere. Però non a me. Sono sicura dei miei sentimenti. Sicura, credimi. Kathy? Kathy?
Adesso Franco sta lavorando con suo padre. Gli dà uno stipendio. Beh, questa mi sembra una cosa giusta, no? Sì. Noi vogliamo sposarci al più presto. Appena avremo finito di studiare. D'accordo. Se siete proprio convinti di quello che fate e vi volete bene, non c'è nessun problema. Adesso sono sicura che lui mi ama. E io, mamma, ti assicuro, lo amo più di ogni altra cosa. Sapessi che effetto mi fa sentirti parlare del tuo matrimonio. Certo, volete proprio farmi sentire vecchia. Dai, mamma, tu non sei vecchia, sei giovane. Sì, ma avanti di questo passo, fra pochissimo tempo diventerò nonna, mia cara. Ah, che bello, come sono felice. Katy, tu non sai come sono contenta. Ma che ti succede? Ma tu stai piangendo. Non ne posso più. Sono a pezzi. Non ce la faccio più. Sto soffrendo troppo. Katy, ma non so perché. Che fare, Lily. Non so più che cosa fare. Perché lo amo ogni giorno di più. E non posso sopportare che lui ami Stellina e che di me non gli importi nulla. Non si rende nemmeno conto di quello che provo per lui. Sono convinta che non se ne è accorto, capisci? Nemmeno se ne è accorto. Sono disperata, so benissimo che non dovrei vederlo, ma poi vado da lui ugualmente e vorrei tanto poterlo accarezzare, poterlo baciare e dirgli tutto quello che provo, tutto quello che sento. Ma so che questo è un amore impossibile. Lo so. È proprio sicura di non volere che glielo porti? No, io. Grazie, Stellina. Il mio marito è nel suo studio, ci penso io. Grazie, bene. Sei molto gentile. Di niente. Pronto? Che piacere sentire la tua bellissima voce. Riccardo. Mi sembri sorpresa. Forse ti illudevi che non ti avrei più cercata. Ti ho scritto una lettera, ti ho pregato. Sì, devo dire che è una lettera molto interessante. Ma a me sembra che tu l'abbia scritta con troppa fretta, senza pensare bene a quello che scrivevi. Come? Che cosa vuoi dire? Semplicemente che ci sono alcune parole che si possono interpretare in... ecco, in moltissimi modi, mia cara. E magari qualcuno potrebbe credere che siano successe cose tra noi che in realtà non sono vere. È una lettera molto pericolosa, sai, Cristina? Molto, molto pericolosa. Mia stella è una stella fra tutte le stelle, una fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle.